Anzi, buongiorno Gobbi. Vuoi dire che sei diventato rincoglionito? Vabbè, buongiorno. Sì, in realtà buongiorno perché è buio, ma non perché è mattina presto. Sto registrando alla sera perché domani sarò impegnatissimo, poi non riesco a pubblicare il video, è un po' un caos. Domattina devo svegliarmi presto, insomma, una serie di questioni che poi alla fine non vi interessano nemmeno. Fatto sta che voglio registrare adesso. Bisogna chiedere scusa ad Allegri. Questo è un po' il leitmotiv della giornata. Cioè, praticamente, dopo la bella vittoria di ieri sera, sembra che la memoria e l'oggettività siano sparite definitivamente. Dunque, andiamo per gradi. Non è perché abbiamo fatto cagare e siamo stati vergognosi che poi adesso invece, perché siamo tornati ad essere quello che deve essere la Juve, quantomeno nello spirito della conquista di una posizione di classifica dignitosa, si cancella tutto. Cioè, facciamo un attimo i giusti passi. L'anno scorso non abbiamo vinto niente. Siamo arrivati al quarto posto non dico per il rotto della cuffia, ma quasi. Non abbiamo espresso mai un gioco degno di questo nome e non abbiamo costruito nulla praticamente, no? Non è che si è visto l'inizio di qualche cosa che poi quest'anno è stato sviluppato ulteriormente. Arriviamo a quest'anno, noi adesso siamo usciti dalla Champions League a ottobre, siamo a 10 punti dalla prima in classifica, siamo terzi, dopo un filotto nel quale sicuramente due ottimi risultati contro due dirette concorrenti come Lazio e Inter, ma poi di mezzo ci sono anche altre squadre contro le quali la Juve non può, come dire, stupirsi o entusiasmarsi perché vince, perché fa parte della normalità della Juve. Quindi non vedo tutto questo percorso per il quale si debba chiedere scusa, e poi scusa di che? Cioè, sono valutazioni, no? La Juventus adesso sta tornando ad essere qualche cosa di simile a una squadra di calcio. Facciamo degli altri ragionamenti. Rabiot e McKennie, ma parliamo anche solo di Rabiot perché adesso è da un po' di tempo uno dei più in forma. Ma chi è che lo metteva a giocare in fascia? Mica io, eh? Mica Sarri, mica Pirlo, cioè Allegri lo metteva a giocare in fascia, lo metteva fuori il ruolo, idem McKennie, non so il motivo. Ancora, Fagioli adesso ha cominciato a giocare causa forza maggiore, perché se ci fossero stati tutti i giocatori, Allegri ha sempre detto che i giovani hanno bisogno di fare un percorso di crescita differente. Ok? Miretti. È vero, Allegri ha cominciato a inserirlo l'anno scorso e quest'anno ha continuato anche perché a causa infortuni ci mancava un sacco di gente. La preparazione di quest'anno, che è stato uno dei talloni d'Achille, perché ha compromesso tantissimo della stagione, perché tanti infortunati, giocatori completamente fuori forma. Chi l'ha fatta? È lo staff tecnico di Allegri. Quindi, piano ragazzi, andiamo verso la fine dell'anno. Io l'avrei esonerato dopo la partita col Monza, ma visto che la società non ha deciso in quel modo, non è che adesso tutto è perfetto, no. Arriviamo a fine anno e faremo delle valutazioni. E poi oltretutto, scusate, sono le parole di Agnelli, la vergogna. Ha detto di averla provata per in primis Agnelli, quindi non è che stiamo parlando di qualche cosa che era solo nella testa di quelli che alcuni definiscono anti-allegriani. Io non sono anti-allegriano, semplicemente non mi piace il suo approccio al calcio. Poi, come ho detto altre volte, io tifo Juve, per cui se si vince io sono solo contento, indipendentemente da chi c'è in panchina. Quindi Agnelli, anche lui, ha parlato di vergogna. Ora, che cosa è successo in queste settimane?
successo che la squadra si è unita, è migliorata la condizione fisica. Allegri ha fatto alcune scelte che prima non aveva fatto, anche Bremer. Adesso tornando al discorso che facevo prima, Bremer non giocava nel suo ruolo centrale della difesa 3, perché Allegri era il primo che diceva che la difesa 3 non faceva parte in modo particolare dei suoi dettami tattici. Quindi ci sono una serie di cose che hanno portato la Juve ad essere più quadrata. Poi, se la Juve gioca sempre come ha fatto ieri, secondo me ci possiamo togliere qualche soddisfazione, ma non troppe. Perché? Perché giocare come hai fatto ieri, quindi puntando tanto sull'intensità e sull'aggressività, ti dà dei risultati nel momento in cui hai una squadra che si fa massacrare da questo tuo approccio, quindi perde dei palloni importanti e ti permette di fare dei contropiedi pericolosi e di segnare. Ma se hai di fronte una squadra che è in grado di gestire questo tipo di aggressività, magari quei palloni lì non li perde e tu ti trovi in difficoltà perché non hai più nemmeno quell'arma, ok? E questo è il motivo per cui a me Allegri non piace. Questo è il motivo per cui io a fine stagione cambierei a prescindere, perché Allegri non costruisce da questo punto di vista, ha un approccio diverso. Fino ad ora non c'era nulla, adesso almeno qualche cosa c'è, per cui ci sono degli elementi in più di valutazione, ma la Juve è tornata ad essere quello che avrebbe dovuto essere. Non possiamo essere entusiasmati, ottimisti sì, ma non entusiasmati o chiedete scusa o ha dato lezioni a Sarri. Ma che lezioni ha dato a Sarri, scusate? A parte che la rosa della Lazio non è paragonabile in termini di qualità e neanche solo di monti ingaggi a quella della Juve, se poi gli togli Immobile e Zaccagni, non è come la Juve che gli hai tolto 3, 4, anche 10 giocatori, tra cui dei fuoriclasse come Di Maria e Chiesa, e comunque ha retto l'urto, proprio a dimostrazione del fatto che la rosa della Juve è molto più forte. Quindi sono paragoni e ragionamenti puramente da tifoso, da bar. Però se vogliamo essere un po' più oggettivi e un po' più ragionatori, bisogna fare questo tipo di ragionamento. Allora, a me Allegri non piace, non mi piace l'approccio tattico che ha, anche se adesso c'è qualche cosa di più bene, festeggio perché tifo Juve, spero che vada a finire bene, spero che ci toglieremo delle soddisfazioni da qui a arrivare a giugno, ma indipendentemente, anche se vinciamo lo scudetto, poi è un paradosso, capite, perché se vinci lo scudetto non lo cambi l'allenatore, ma anche se fosse, a me non piace il suo approccio, cioè non so come dire, se io ho una 500 che va come una macchina da Formula 1 e vince tutte le gare del Gran Premio di Formula 1, non posso dire che la 500 mi piace, perché non mi piace. Esteticamente, come caratteristiche tecniche, idem la squadra. Non mi piace esteticamente, non mi piace come approccio tattico, non mi piace come idea di calcio. Questo non vuol dire essere anti-Allegriano, vuol dire avere dei gusti differenti. Però mantengo l'oggettività e cerco di dire, benissimo, se Allegri ha trovato una quadra e adesso è riuscito a dare un minimo di forma, che è quello che è il minimo base che dovrebbe ambire a essere la Juventus, benissimo, sono solo contento io. Tutto qua. Quindi cerchiamo di essere oggettivi, ragazzi, perché non posso sentire certi discorsi, ah ma le critiche che sono state fatte, avete visto invece, adesso cosa succede? Ma cosa succede, ragazzi? Cosa è successo? Siamo terzi in classifica, 10 punti dalla prima e fuori dalla Champions. Arriviamo a giugno e facciamo i conti, nella speranza che siano molto migliori i conti di giugno di quelli di adesso. Anche col fatto che da gennaio rientreranno praticamente tutti, e quindi potremo vedere la squadra al completo. Però questo è il ragionamento che bisogna fare, fine, non possiamo dire altro. Per cui calma, chiedete scusa è una parola che non ha senso, e io dico a chi dice questo di cercare di essere più oggettivo, perché se tu fino a ieri eri in fondo al baratro, non è che adesso solo perché hai cominciato a risalirlo che devi essere felice e entusiasmato come se avessi scalato l'Everest. No,